veramente fantastica, perché non è facile. Hai la squadra in mano, ma comunque sapevamo il Salerno, il Pontigna, il Mestrino che erano forti, però vincere poi la Coppa Italia, vincere la regular season, poi perdere la prima fuori casa, fai 2-3 in casa, per me è la partita perfetta. Durante la, è la partita perfetta che si dice anche quando giochi a darts. Assolutamente, avete dato proprio l'impressione di giocare la partita perfetta nel giorno più importante. Devo complimentarti col Salerno, che è veramente una squadra sportiva, meritava in finale e meritava forse anche di più, perché la seconda, ma anche la prima potevamo girare giù, però la seconda qua era veramente lì al filo. Oggi forse è stata quella, sì, la seconda partita che ha fatto cambiare un po' gli equilibri. Oggi però si è visto che potenziale ha questa squadra. Abbiamo fatto, se il primo a Salerno abbiamo fatto 19 errori tecnici, la seconda 12, oggi mi sa sui 7-8 errori tecnici. Hanno giocato molto bene anche senza quella grinta altoatesina che ogni tanto non c'ha il freno. Oggi hanno avuto anche ogni tanto il freno e l'hanno gestita molto bene. Sì, sì, ce l'aspettavamo tantissimo. Abbiamo lavorato tutto l'anno per questo, cioè, io non so cosa dire, cioè, un pubblico così non si è mai visto a Bressanone, era bellissimo di poter giocare così una partita. Ovviamente faccio anche i complimenti a Salerno che ha fatto delle belle partite, però cioè, non ho parole oggi. Sei molto felice, ecco, lo dicevamo pure prima con Iubinessi, che è stata la seconda partita quella che probabilmente ha deciso e ha svoltato, perché seconda partita Bressanone ha rischiato seriamente di poter compromettere tutto. Oggi avete giocato sul veluto, la partita perfetta nel giorno più difficile, nel giorno più importante. Sì, sì, io penso che cioè, se noi non avessimo vinto la domenica comunque sarebbe stato finito. Sapevamo che sarebbe stata la partita più importante domenica, c'era la pressione che avevamo noi ovviamente, e poi oggi quello che è arrivato oggi era ancora più bello, perché ovviamente sia per Salerno sia per il Bressanone c'era tutte e due squadre che volevano vincere, e io, cioè, davanti a un pubblico così non potevamo sbagliare e abbiamo veramente giocato una partita perfetta. Chi dedichi questa vittoria? Io dedico questa vittoria a mio padre e cioè, a tutta la mia famiglia. Non era questa la partita forse per chiudere il conto, l'occasione sciupata è gara 2. Abbiamo mancato l'altro giorno, sì, l'altro ieri abbiamo mancato veramente la possibile vittoria, perché quella era la partita da vincere. Oggi veramente serviva il Salerno al massimo e non c'è stato. Brixen è stato superiore, perché in un'atmosfera del genere è impossibile che la squadra di casa non sia al massimo, quindi oggi per noi sapevamo che sarebbe stato difficilissimo, ma lo è stato ancora di più quando abbiamo fatto più sbagli della gara 2. E allora le ragazze... Troppi errori tecnici, sì, no? Sì, troppi errori, ma neanche sulla stanchezza, ti dico che magari un po' la paura di vincere, no? Di affrontare una realtà così bella, magari ci ha messo un po' di paura, però sono fiera delle ragazze, sono fiera veramente di come si sono comportate e di quello che hanno dato per tutte le difficoltà che abbiamo passato quest'anno. Abbiamo una medaglia che vale tanto, pesa tanto, e da qui è un grande punto di ripartenza. Sicuramente non ci dovevamo arrivare, perché non ci dovevamo arrivare alla terza partita. Loro hanno giocato meglio, hanno dimostrato di poter vincere, si sono portati a casa, cioè sono tenuti a casa lo scudetto, e va bene così, ci sarà una rivincita sicuramente l'anno prossimo. Ecco, qual è il sentimento della IOMI in questo momento dopo 4 anni di dominio incontrastato, 4 scudetti consecutivi? Cedete lo scettro a una squadra, il Brixen, che ha meritato sul campo questo titolo. L'hai detto tu, c'è tanto rammarico, io penso che comunque noi abbiamo fatto di tutto per portare a casa la Coppa, non ci siamo riusciti, più bravi loro, complimenti al Brixen.